In questo episodio di Calisthenics in pillole andremo a vedere come si eseguono i piegamenti in verticale libera pliometrici, ovvero saltando sulle mani o con l'applauso. È un esercizio molto complesso. Quali sono i prerequisiti per eseguirlo? Dovrete essere innanzitutto molto bravi a tenere la verticale libera. In secondo luogo dovrete essere molto bravi a camminare in verticale, necessario quindi sapersi sbilanciare. Infine dovrete essere ovviamente forti nei piegamenti in verticale libera. Andiamo adesso a vedere come si esegue e poi spiegheremo quali sono i trucchi dietro questo movimento. Abbiamo visto a video come si esegue un piegamento in verticale pliometrico, in questo caso con l'applauso. Andiamo a vedere quali sono i segreti, tra virgolette, che ci sono dietro questo movimento. In prima veduta potrebbe sembrare un classico piegamento in verticale, dove si imprime più energia nella fase di distensione delle braccia in modo da riuscire a staccarle, fare l'applauso e tornare in equilibrio. La prima parte in effetti è vera, ma qual è la parte complessa? Non è tanto staccare le mani e fare l'applauso, perché anche a livello di forza non è richiesta troppissima. La cosa difficile è tornare in verticale. Perché? Perché quando noi andiamo a staccarci, a fare un piegamento, a stare anche solo all'inizio in verticale, noi tendiamo comunque a chiuderci, a portarci quindi indietro. In questo caso quindi faremo l'applauso, salteremo sulle mani, faremo l'applauso e ci sbilanceremo all'indietro e non riusciremo a tornare sulle mani. Come si fa a tornare sulle mani? Ed è per questo che ho detto che è importante sapere camminare in verticale. Nel momento in cui stacchi, tu con le gambe devi essere leggermente, devi leggermente col corpo, con le gambe e col corpo, sbilanciarti in avanti. In questo modo, una volta che tornerete sulle mani, il movimento praticamente automatico in cui uno cerca comunque di chiudersi, di ammortizzare il salto, viene assorbito dallo sbilanciamento e riuscirete a rimanere in verticale. Quindi una propedeutica molto importante è imparare a camminare sulle mani e a sbilanciarsi in avanti, un po' come accadeva nel Tiger Band.